Vas-y, descends, Pierre. Attends, descends, tu vas pas. Vas-y, descends, toi, Pierre, on descend. Attention, on descend pas. Toi. Vas-y, Pierre. Per il dottor Borsellino, Fabrizio Calvi. Non ho capito. Ottavo piano. Jonathan, tu me laisseras en attention. Seul, je laisse faire. Tu veux passer avant ? Gli altri colleghi. Cosa dire? Mi viene. Avete bisogno di prese? Tu hai bisogno di prese? Tu hai prese? Non ho potuto consultare perché questo è l'indicazione,
dove si trovano i documenti, ma c'è tutto questo sui documenti? Beh, sono ogni foglio del genere corrisponde a un documento anche voluminoso. Non ci vuole tempo per andarli a pescare, perché Mangano fu coinvolto sia nel blitz di San Valentino, sia nel buonasera, come sta? Sia nel blitz di San Valentino sia nel processo Spato che fece negli anni 80 con Falcone a Palermo. Quello che ci risulta per il suo spatola, l'essenziale è riportato in questa scheda qua. Per quanto riguarda il blitz di San Valentino, no, questo l'abbiamo, il blitz di San Valentino. Nonostante io me ne sia occupato per un certo periodo sul blitz di San Valentino, perché poi dichiarare incompetenza di Palermo e l'ho trasmesso, è successo, sollevai conflitto di competenza e l'ho trasmesso a Roma. Per la verità si potrebbero andare a pescare questi documenti a Palermo, perché ci sono tutti, sono legati ai documenti al marchese Vicenza, ma stamattina non sono arrivati né loro a cercarmi né io a esaminarli, perché è stato un momento piuttosto movimentato. Stavo preparando un altro blitz nel giapponese. Ah sì? Sì. Quando? Trasmettiamo oggi gli atti a... No. Questo bisogna... Non so il nome. Tu sei sesso, quando l'axe è là, c'è un problema. Là c'è. Ici. Oggi ci mettiamo gli atti al giudice per le indagini preliminari, ma si vedrà qualche giorno che sono più di 50 persone. 50? Sempre la storia... No, questo riguarda specificamente un traffico di droga, sempre per la stessa zona. Sono esattamente 50 persone. Pronto? Ah, va bene, ciao. Senti, Lucia è scesa. Sì, è passato Bartolo a prenderla. Ok, ciao, tante cose. È stato prosciolto da questo omicidio, con la conseguenza che ha perduto il diritto alla protezione da parte degli Stati Uniti d'America. Eh sì, perché essendo stato prosciolto da un'autoaccusa, è risultato giudizialmente che aveva detto il falso. E sostanzialmente ha perso il diritto del programma, come si chiama? Il programma della protezione. E infatti non è più negli Stati Uniti d'America. Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo? Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo quattro, che abbiamo raccolto le dichiarazioni di tutti i collaboratori che sono stati utilizzati in questo processo, Buscetta principalmente, ma anche tanti altri collaboratori minori che hanno dato un apporto dal punto di vista giudiziario, strettamente giudiziario, non meno consistente di quello di Buscetta. E poi ho redatto nell'estate dell'85, ho redatto il provvedimento conclusivo del processo, che va come ordinanza, maxi ordinanza, sulla base della quale si è svolto poi il giudizio di primo grado. Conosce bene gli imputati? Beh, pressoché tutti gli imputati. Quanti anche, ci sono? Beh, gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviati a giudizio 475. Beh, tra questi 475 ce n'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei lo conosce, ha avuto a che fare con... Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in periodo antecedente al maxi processo, precisamente negli anni fra il 75 e l'80, ricordo di aver istruito un procedimento che riguardava delle estorsioni
fatte a carico di talune cliniche private per la